è un risultato straordinario che premia la nostra posizione politica chiara su molti temi, non ondivaga come altri hanno avuto, sulla pace, contro la guerra, il dramma palestinese su cui un'Europa e anche una politica italiana è stata pavida, incapace di condannare il dramma e i crimini contro l'umanità commessi a Gaza. E poi parole chiare sulla crisi climatica, perché questa destra sta rubando il futuro alle generazioni che verranno. E quindi queste posizioni chiare e nette, insieme anche alla forza dei nostri e delle nostre candidate, ha consentito di avere un consenso importante. Allora sentiamo una grande responsabilità, una responsabilità che ci deve dire che dobbiamo continuare su questa strada con responsabilità e dire anche alle altre forze democratiche dell'opposizione che è giunto il momento di riflettere, perché non è possibile consentire che a questa destra possa smantellare la Costituzione della Repubblica Italiana. E come si diceva una volta, se ne con debut continuo le combat. Senta. Vi proponevate di essere cerniera tra le forze di opposizione, è un risultato molto importante, e come pensate di spenderlo? Sui contenuti, si è sempre parlato di persone, mai si è parlato di programmi che possano tenere insieme le forze politiche. Cosa significa poi fare un programma che tiene insieme le forze politiche? Significa tenere insieme la società, le persone. Ecco, noi dobbiamo coltivare una speranza nel paese, di quella parte del paese che noi riteniamo maggioritaria, che oggi era disorientata fino a ieri, e ancora una parte lo è, perché non vede una valida alternativa, vede solo litigi, vede solo differenziazioni. E allora è necessario mettere al centro un programma che parli con una grande visione al futuro. La questione della crisi climatica, il tema della pace e più giustizia sociale. In questo nostro paese ci sono 62 persone che hanno accumulato una ricchezza enorme, 230 miliardi di dollari, mentre la povertà sociale aumenta. Salis sarà europarlamentare, vi aspettate che sarà prima in preferenze rispetto a Vannacci? Ma non c'è nessuna competizione tra Salis e Vannacci, anzi è un mondo che non ci appartiene quello, un mondo xenofobo. Noi oggi acclamiamo la bellissima Italia dell'atletica leggera che con Yemen Crippa, con Lorenzo, uno è nato in Tanzania, l'altro è nato in Etiopia, Antonella che è nata a Mottola e la Battocletti che è nata a Cles a Trento, è l'Italia multicolore, multietnica, che ci rende più forti e orgogliosi. Ecco, noi siamo orgogliosi di questa Italia, quell'Italia non la vogliamo nemmeno vedere, la contrastiamo, ma la contrastiamo dal punto di vista democratico. Questo bel risultato può essere un messaggio anche a chi per anni magari ha sottolineato che i verdi fossero meno rappresentati in Italia rispetto al resto d'Europa, insomma questa è una bella affermazione. Sì, diciamo che si apre una fase storica nuova, e è un duro lavoro che abbiamo portato in questi anni, ritorniamo nel Parlamento europeo dopo 15 anni, e questa è una grande soddisfazione, perché non ci rientriamo con lo strapuntino, ci entriamo con una d'impeto, di forza, avvicinandoci a una cifra estremamente importante, il 7%, e questo, devo dire, ripeto, ci riempie di grande responsabilità e siamo molto felici. Ultima cosa, come giudica il risultato in Francia? Perché da una parte sembra che ci sia anche una volontà, diciamo, di andare a secondare anche quanto detto da Macron, e quindi una posizione contro la guerra, però un partito di estrema destra ha avuto un risultato straordinario. Infatti il risultato europeo ci preoccupa molto, perché c'è un'avanzata dell'estrema destra in Francia, in Germania e in Austria, e questo deve far un po' riflettere, perché quando si è attaccato addirittura il Papa Francesco, che diceva una cosa giusta, negoziare non significa arrendersi, si è perso il sentimento con un pezzo di popolazione europea italiana che invece ha una profonda preoccupazione, che vuole che la guerra termini e che si trovi la pace. Trovare un punto di mediazione nobile non significa arrendersi, e anche dare una risposta chiara a quello che accade a Gaza è importante, perché trasformare la nostra economia, l'economia europea ma anche italiana, in un
un'economia di guerra significa privare il futuro a tantissime persone, tagliare la sanità pubblica, il trasporto, e significa un problema molto serio di prospettiva per il futuro. Grazie.